Sara, una prova diversa per questa maturità 2020 a causa dell'emergenza Covid, come l'hai vissuta? Preparazione in modo un po' sporadico, però alla fine l'orale comunque con professori che si conoscono, quindi è stato tranquillo, diciamo relativamente tranquillo. E qual è stata la parte più difficile di questo maxi orale? Sapere di essere il primo giorno ieri l'altro è stata la parte più traumatizzante. Ma per il resto è andata meglio? Sì, alla fine senza scritti non c'è il rischio di sbagliare gli scritti. C'era lì, però è andata bene, alla fine basta studiare. Ciao Matteo, maturità 2020 con norme Covid, com'è andata? Dai, bene, mi aspettavo magari molto più controllo, invece è stata una cosa molto naturale, molto tranquilla. Comunque le bidelle, i professori sono stati molto, molto esaustivi con le spiegazioni dove bisognava andare, cosa bisognava fare durante il percorso per andare in aula, quindi è stata un'esperienza di sicuro nuova, però è nella normalità, diciamo. Eri preoccupato per questo maxi orale? Sì, perché pensare di dovermi giocare un intero periodo scolastico in un'ora, in un orale, sì, bello perché alla fine è stato molto più semplice, però ti mette molta più pressione addosso dal punto di vista psicologico. E qual è stata la parte più complessa dell'esame? Sicuramente le domande, i collegamenti riferiti al mio elaborato, perché comunque sono domande che magari ti aspetti, però certi collegamenti magari non sono così semplici da fare, anche tra le materie, tra le altre materie, inglese, matematica e sistemi, però comunque è stato un esame, diciamo, semplice e costruito molto bene, secondo me.